Tutto a posto, Gio? Sì. Stavo dicendo. 10 giorni dall'uscita negli Stati Uniti dell'album, copie vendute, 66. Ho letto una roba, un articolo su Instagram. Buonasera, amici. Se quello fa così, alla fine. Ma non è vero. Gente invidiosa. Andiamo al 50. Mercoledì pomeriggio, 18 ottobre, sono le 2:36 minuti. Altre cose inutili che potevo dire? Non me ne vengono in mente. Sono nel segno del leone, va bene? L'anno scorso faceva più freddo di questo tempo. Basta, no? Possiamo chiudere. Oggi fa più freddo rispetto a ieri. Oggi fa più freddo rispetto a ieri, sì, sì, sì. Allora, altre vie, ascoltatori, adesso ci hanno preso gusto. A Luni, in provincia di Carrara, c'è via Nerchia. Non c'è niente da ridere, ma... Non l'ho capito. Neanch'io. Alba, c'è anche via delle Seghe a Imola. Non lo sapevo. L'ho capito. Via Pecorino a Sarzana, via Lingua di Passera, Cizzolo, Mantova. Allora, diamo il benvenuto al nostro ospite. So che da lui non ve l'aspettavate, invece è proprio lui che ci parlerà di calcio a modo suo. È Giorgio Prezioso, un amico, un collega, un tifoso di una squadra di cui non parlerai, tra l'altro. No, no, oggi no. Perché ieri c'è stata una partita importante. Sì, ieri c'è stato un Manchester-Napoli, che io ho visto tutta. Sì. No, no, tra l'altro... cosa c'è? Punti su lei? Manchester City. City. Vabbè, inutile che... Comunque, tra l'altro... Stiamo trattando un argomento molto delicato, perché il calcio va trattato con delicatezza, perché sì, i tifosi si incazzano tantissimo. Sì, infatti. Ed è anche un argomento di cui noi sappiamo pochissimo, quindi ci piace, no, approfondire qualcosa. E questo, quello che tu andrai a fare, a parte che in questo momento siamo in diretta su Radio DJ, ma siamo anche in diretta su Facebook, perché questo non è solo un momento da sentire, ma un momento anche da vedere. Sì. Qual è l'esperimento che faremo oggi? Allora, l'esperimento praticamente sarà una sintesi di Napoli-Manchester City, però quindi fatta... i famosi highlights. Esatto, però fatta con la strumentazione dei DJ, quindi Pioneer, CDJ e... Vabbè, non ti dire, se devi dire le marche... Fuori onda. Ma l'ho detto di dirlo perché mi hanno regalato quello. Che viscido. Sei un... In onda. Hai fatto bene a citare anche le macchine che userai. Quindi tu cos'hai? Spiegami tecnicamente come funziona. Hai campionato le voci del telecronista? Esatto. O radiocronista? Radiocronista, no, telecronista. Telecronista. Telecronista, poi c'è appunto una base e c'è un riassunto di quello che è successo ieri sera. Quindi praticamente chi si è perso la partita come me, esatto, o chi vuole una sintesi, grazie a te capirà quello che è accaduto in campo. Capirà com'è andata la partita. Però a modo tuo. Sì. A tempo di musica. A tempo di musica. Okay, se vado? Vuoi, sì, sì. Se vuoi spostarti al pianoforte. Devi schiacciare quel bottone. Sì, ma non alzare così forte il volume. Ma abbassa un po'. Buonasera, amici ascoltatori. Buonasera dal City of Manchester Stadium, Napoli, Manchester City. Una partita tutta da seguire. Di prima per Sané, la mette al centro, gol, Sané, Marco Tardelli la mette dentro, se non ho visto male, 2-0, 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
Marco Tardelli, sinistro e segna. Palla ancora dentro, l'ha messa dentro, gol. L'ha messa dentro, gol. L'ha messa dentro, gol. L'ha messa dentro, gol, gol. Dio va fuori, sbaglia, fuori, sbaglia, fuori, sbaglia. Tardelli la mette al centro, raddoppio. Gol, salvataggio. Grazie Prezioso per i tuoi interventi, grazie. Dal City Stadium of Manchester, ricorda il risultato finale. Napoli 2, Manchester City 2, Manchester City 2, Manchester City 2, Napoli 2, Manchester City 2, Manchester City 2, Manchester City 2, vero? Prezioso, rischio finale. Tutti voi che ci avete seguito, vi invito di rimanere sulle onde di Radio DJ.
Allora, un pazzo! Facciamo chiarezza, cioè direi che tecnicamente l'esperimento è molto riuscito. Sì. Tu sei soddisfatto? Sì, dai, anch'io. L'ho provata pochissimo. Quando l'hai provata? Stanotte alle 4. A Samurai, alle 4, ti metti a lavorare. Comunque, no, però io ho notato, tu Mario che sei più esperto di me, Marco Tardelli gioca nel Napoli? No. Ma non gioca? Non gioca da 20 anni, non gioca. Cioè lì hai sbagliato tu o cioè deve essere stato... Ma mi sembra che ha segnato lui, non ha segnato. Che ha segnato niente. Il risultato poi, non mi sembra che fosse... 2-0, 2-2. Magari, se vogliamo fare sta cosa fatta come si deve, dobbiamo essere più affidabili e attendibili, così c'è confusione. Sì. Sarà perché ti amo, c'è un po' di confusione. Comunque complimenti, questo è un momento che noi abbiamo mandato live sulla nostra pagina Facebook ufficiale di Radio DJ, e che abbiamo anche registrato. Sì. E che possiamo usare contro di te. Esatto, in qualsiasi momento. Pensi di tornare? Ma perché no? Sì. Ma perché sì? Infatti. Vabbè, vediamo. Dai. Grazie Gio. Bella. Vediamo che succede.